Zanzaresi, portacolori della Crotone di Terza Rubiera, poi adesso Antonino Liuzzo, poi vediamo il coloro tonto dei Carabinieri Bologna in questo momento, adesso un altro gruppetto con la Gianni Carrefardo. Ora vedete Isaac Vantaggio che ha preso in questo primo avvio questa testa cheniana, che a poco cercheremo di avere nome e cognome. Intanto vediamo qui, Luna Genovese con Rosaria Costro, eccole qua, Luna Genovese della Forestale della Veneta, poi adesso vediamo Lucilla Andreucci. Forza Rattino, dai dai, stai più sotto! Vai Robi, vai Robi! Vai, vai, vai! Apri il po'. Vai Giorgino, vai Giorgino! Vai Robby! Un giro, adesso vanno, i ragazzi vanno a inarenare il terzo ed ultimo giro, quello più lungo di 13 km, poi arriveranno qui sul traguardo finale. Santa Maria che chiude e adesso altre concorrenti, ma a questo punto avremo più tardi il collegamento telefonico con la testa della corsa per avere l'indicazione di come si sta evolvendo la gara, che ha visto già al comando i due atleti keniani. Quelli vanno via. Quelli vanno via, vai. Vai Michi! L'ho visto. Ecco qui un altro gruppo di concorrenti che chiude il secondo giro. In pratica siamo adesso a 26 primi chilometri girato, siamo a 26 e 57. E serviva voi? Allora giriamolo verso i concorrenti per cortesia. 854, 854, Morino l'854. Eccola lì. E poi scantato. Roberto! Abbiamo visto passare allora in 28 minuti. Oggi il Kipchumba, ecco intanto Rosaria Console, passa Rosaria Console, atleta del Crash Taranto Azzurro di Maratona, e ecco intanto Bruna Genovese, accompagnata da Salvatore Bettiol, suo allenatore, tra l'altro ricordiamo Salvatore Bettiol, intanto Lucina Andreucci che sta ampiamente recuperando, mentre la Forestale... Vai via facile, prendi quel gruppetto lì, su, dai, dopo sta l'insieme e via! Andi, vai, pesci su, Giovanni Ruggero, adesso arriva Umberto Pustella, ancora Carabinieri, poi arriva
degli junior.